Italiani d'America, un giovane pianista con la passione di fare musica diversa, affascina la grande mela. Da New York, Giovanna Botteri. Per i musicisti di tutto il mondo, la Carnegie Hall è il sogno, l'obiettivo finale, il segno della riuscita. Per Julian Gargiulo è divertimento e competizione. This is Anita, she's Hungarian and she's our first cellist. Anita Balas è una dei 5 finalisti della sfida inventata da Julian. Invitare giovani violoncellisti che studiano nei conservatori internazionali a mandare un video e sottoporsi ad una gara. I migliori si esibiranno con lui alla Carnegie. A 13 anni già suonavo orecchio, però ho detto no, voglio entrare in conservatorio. Non sapevo leggere la musica, tutti mi hanno detto no, è assurdo, non ce la puoi fare. Ce l'ho fatto e sono entrato. Chai Wong Hong è arrivata dalla Cina, ma ha già dato concerti importanti. Vivendo un po' in giro per il mondo, suonando in Asia, suonando in Australia, suonando a New York, mi viene spesso chiesto, ma il suo pubblico preferito qual è? A me è sempre il pubblico di quella serata, il mio preferito. Finalmente l'esibizione comincia. Al violino la vincitrice, Hae-ji Kim, coreana trapiantata a New York. Molto spesso uno va e fa un concerto e l'età media è molto alta e mi piacerebbe molto abbassarla. E per cambiare, Gargiulo inventa un nuovo modo di fare musica e di interagire con il pubblico. Parla, racconta, costringe tutti a seguirlo. How should I feel? Anche la bionda Anna, timida americana di Miami, alla fine scoppia in una risata. Per Julian, la musica è questo, divertimento, passione e seduzione. Secondo me è un po' il mio carattere estroverso, ma sicuramente l'idea di un concerto dove l'artista esce, suona un pezzo, tutti sono seduti, alla fine c'è un applauso, mi sembra una cosa un po' triste. La Carnegie è solo una tappa, dopo il Nord e il Sud America, e poi ancora Europa e Asia, ma sempre anche un poco d'Italia. Sono fiero di essere italiano e fiero di essere americano, e poi avendo studiato in Russia mi sento anche russo. E adesso ho la moglie greca e viviamo in Francia, quindi sono un po' confuso.